Consiglio regionale celebra la festa dell'Europa e raddoppia il premio Sassoli per le migliori tesi di laurea. Pallavolo, il club di Scandicci insignito del gonfalone d'argento. Tutto pronto per la maggiolata, la festa dei fiori di Lucignano al via dal 21 maggio. Ancora pochi giorni per visitare il suono delle immagini, la mostra di Carlo Cantini in corso allo Spazio Ciampi di Firenze. I municipi, i palazzi storici e i giardini si sono illuminati di blu un po' in tutta la Toscana lo scorso martedì 9 maggio, nell'ormai tradizionale iniziativa promossa dalla Regione in concomitanza con la Festa dell'Europa. Festa dell'Europa per noi è una giornata di festa che vogliamo condividere con le nostre amministrazioni comunali della Regione Toscana, illuminare i nostri municipi, i nostri monumenti di azzurro, è un segnale di libertà, un segnale di festa, un messaggio di pace che nasce dalla Toscana, che sempre più si consolida quale regione d'Europa. Sentirsi europei per ciascuno di noi è un sentimento che ci unifica, che ci rafforza, che chiede un grande segnale di pace a quella che è un conflitto ormai che da troppo tempo rischia di passare inosservato. Troppe persone stanno morendo in queste ore, in questi giorni, nel silenzio più assoluto, e noi vogliamo fare un grido di richiesta di pace che parte dalla Toscana, perché in Europa non ci possa essere più un conflitto, perché si possa convivere, perché il popolo ucraino possa sentirsi membro e parte integrante della nostra grande comunità, libera diciamo dall'oppressore russo che in questo momento sta continuando a invadere il proprio territorio. Grazie al lavoro della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali della Regione Toscana, nell'ambito delle iniziative dedicate alla Festa dell'Europa, è stato raddoppiato il fondo per il premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli, arrivato così a 20.000 euro, ed è stato aumentato anche il numero dei vincitori, da 3 a 5. È un lavoro portato avanti in profonda condivisione con i componenti della Commissione, che voglio ringraziare tutte e tutti, con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il costante supporto, a partire dal Presidente Mazzeo. Noi in questi anni abbiamo cercato di riempire di contenuti la Commissione Europa, e nel rapporto virtuoso che è nato di condivisione, del confronto tra posizioni politiche, ovviamente c'è stata la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative. Quelle che abbiamo presentato oggi servono a contrappuntare questo sforzo, quindi la nuova edizione del bando per le tesi dedicate a Sassoli, poi il coinvolgimento dei comuni per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti, e poi la giornata del 16 con questo incontro con la signora Nana Malaschia, che servirà a mettere in evidenza anche diciamo una volontà di rapporto con le questioni e con i temi che sono anche al di fuori dell'Europa, perché ci sono tanti paesi che osservano l'Europa caricando anche di aspettative e di speranze magari un rapporto con essa. A seguito della missione della Commissione Politiche Europee a Bruxelles, martedì 16 maggio il Consiglio regionale incontrerà Nana Malaschia, l'attivista georgiana che l'8 marzo a Tbilisi ha sventolato la bandiera europea usandola come scudo contro gli idranti della polizia impegnata a fermare la protesta. La vittoria in Coppa CEV, un secondo posto nella regular season del campionato che vale la qualificazione alla prossima Champions League, è un ottimo playoff chiuso con l'uscita in semifinale dopo una gara all'ultimo punto. Un bottino sportivo ricco che è valso alla Savino del Bene Volley Scandicci il gonfalone d'argento della Regione Toscana. Ma noi abbiamo voluto, con il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, dire grazie alle giocatrici, a tutto lo staff della Savino del Bene Volley per aver portato in alto con la vittoria della Coppa CEV
il nome della Toscana in Europa. È un modo per ringraziarle anche per le tante emozioni che hanno trasmesso alle toscane, ai toscani. L'ultimo set, purtroppo, della triste eliminazione in semifinale del campionato è stato davvero emozionante. Ci hanno trasmesso la voglia di farcela e poi è un modo per riconoscere anche il grande lavoro che viene portato avanti nel settore giovanile. Risultati straordinari anche in quel settore. Investire sui giovani, investire sullo sport come momento di socialità. Insomma, oggi è una bella giornata per Scandicci, per Firenze, per la Toscana. Un riconoscimento e una serie di risultati che hanno emozionato il patron del club. Grazie di aver invitato la nostra squadra, perché chi gioca sono le ragazze, non io. Quindi io sono contento che loro abbiano vinto, combattuto fino a che è stato possibile alla semifinale, e faremo meglio l'anno prossimo quando andremo a combattere in Champions League. Quindi mi emoziono, non riesco quasi a parlare, quindi è una cosa bella, bella per la squadra, bella anche per il nostro sodalizio. Altrettanto soddisfatto il coach della squadra, che nel suo ricco palmarès vanta anche 2 ori europei alla guida della nazionale femminile. Una cosa molto bella, è un grande onore, una cosa, ripeto, che non capita tutti i giorni, e questo è una grossa soddisfazione, perché noi ovvio lavoriamo soprattutto per ottenere dei risultati sportivi, però quando si vede che c'è questo riconoscimento, che i nostri risultati danno questa soddisfazione anche a una regione poi importante come quella della Toscana, è un premio per noi ulteriore al lavoro che facciamo e ai risultati che otteniamo. Ma il progetto va nel cercare di fare ancora meglio quello che abbiamo fatto, penso, molto bene. Non penso che bisogna fare delle cose eccezionali per migliorare, ma farle con più continuità, cercare sempre di fare uno step, un passo una alla volta, con tanta umiltà, senza pensare di aver vinto prima di iniziare, perché il problema è che quando c'è troppo entusiasmo si pensa di ottenere i risultati solo con questo. Invece i risultati si ottengono con la programmazione, penso che Savino Del Bene l'abbia insegnato in questi anni, e quindi il prossimo anno sarà ancora più bello, perché probabilmente ci si aspetterà ancora qualcosa di più da noi e noi faremo di tutto per lavorare, per fare di ottenerlo. Una cerimonia emozionante anche per le giocatrici, inclusa la puana Veronica Angeloni. È un onore poter ricevere un premio così dalla regione, per me doppio anche perché sono toscana, ed è una ulteriore conferma al buon campionato che abbiamo fatto. Siamo felici perché dalle difficoltà ne siamo usciti sia vincenti che comunque con ottimi risultati, ed è quello che ci poi auguriamo anche per la stagione futura. È una grande soddisfazione per noi, per tutta questa stagione, per la vittoria di un'altra Coppa Europea che ci ha permesso poi, anche grazie alla classifica finale, di poter accedere alla Champions League, cosa che comunque da portare a Firenze penso che sia sempre un grandissimo merito per noi, per la città, ma anche per tutte le istituzioni. Mi è piaciuto sentire le parole, come appunto ho detto prima, dei valori, della passione, della vicinanza che abbiamo sentito da tutto questo pubblico, da Scandicci ma anche dalla stessa città di Firenze, e questa secondo me è una delle cose più... Tutto pronto per la maggiolata, la tradizionale festa dei fiori che andrà in scena a Lucignano il 21, 23 e 28 maggio e ancora il 1 giugno. Il borgo medievale, celebre per la sua forma ellittica, festeggerà la primavera vestendosi di composizioni floreali. Siamo arrivati all'84esima edizione della maggiolata, un inno alla primavera, un inno alla bellezza, ai colori. Davvero una di quelle manifestazioni che fanno bella e grande la nostra regione. Grazie a tutti coloro i quali con impegno, dedizione, riescono a portare avanti questa iniziativa da così tanto tempo e a renderla ogni anno più bella e attrattiva. Migliaia e migliaia di turisti saranno presenti e potranno ammirare quanta bellezza, quanta capacità di saper guardare anche attraverso i colori con speranza e ottimismo al futuro. Una festa che celebra e premia le tradizioni popolari della Val di Chiana.
Quest'anno siamo all'84esima edizione della Maggiolata Lucignanese, ripartiamo dopo la prima edizione post-Covid e quest'anno ripartiamo con il premio, il Grifo d'Oro, quindi quattro rioni, i nostri quattro carri addobbati interamente di fiori parteciperanno al concorso, vinceranno il Grifo d'Oro, quello più bello, che ha sviluppato il tema Scene del Settecento. La Maggiolata torna a fine maggio come la rinascita del nostro borgo, della nostra civiltà contadina, tornerà il gruppo folcloristico, le chiarine, i tamburi e tutto il folklore della nostra terra e della straordinaria Valdichiana. Quindi da parte mia c'è un invito dal 21 di maggio al 1 di giugno a raggiungere Lucignano per le quattro sfilate che sono il 21, il 23, il 28 e il 1 giugno. Ma la Maggiolata non è solo fiori. Come ogni anno, in concomitanza con le sfilate, nel borgo sarà possibile degustare prodotti enogastronomici tipici accompagnati dalla musica di bande e gruppi folcloristici provenienti da ogni parte d'Italia. È un'edizione quest'anno veramente importante perché ancora una volta riesce a coinvolgere non solo un'intera comunità, attraverso la realizzazione di quattro carri allegorici completamente ricoperti di fiori, ma naturalmente anche per la presenza di gruppi folcloristici e di bande musicali provenienti da tutte le parti d'Italia. Anche quest'anno avremo quindi una colonna sonora di vero senso della parola che si unirà alla bellezza dei colori dei fiori, e profumi intensi, perché abbiamo anche insieme a questo aspetto folcloristico, un richiamo veramente molto potente all'enogastronomia della nostra terra. Proseguirà fino a sabato 13 maggio il Suono delle Immagini, la mostra di Carlo Cantini, allestita nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Via De Pucci 16 a Firenze, un'esposizione tenuta a battesimo dal Consiglio regionale della Toscana. Una mostra fotografica che parla molto di Toscana, ne parla nei paesaggi, ne parla anche attraverso il volo con il nostro Pegaso alato, il nostro simbolo che ci rappresenta verso la modernità, ma molto ben radicato nel nostro glorioso passato. Ho potuto ammirare le fotografie di Carlo Cantini e mi parlano decisamente di uno sforzo di innovazione, di contaminazione. Guardiamo, ecco, anche il titolo della mostra, il suono delle immagini. Le fotografie diventano suono, musica. Bellissimo, torno a ripetere, quel Pegaso alato nella assenza, ecco, di diciamo una linea chiara, ma in sottofondo sembra quasi che vi sia un sottofondo musicale, quindi veramente importante da considerare, una mostra che dimostra la capacità dell'artista di rinnovarsi e di riproporsi. Il percorso espositivo si articola lungo 15 scatti che si propongono di offrire al pubblico un punto di contatto con la riflessione condotta dall'artista riguardo all'atto del fotografare. È un modo di fotografare molto più sull'immaginario che sulla rappresentazione, perché in questa azienda che io sono andato a fotografare come un lavoro, ho trovato una situazione molto umana, no? Questo, diciamo, proprietario di questa azienda ha pensato, ha costruito questa azienda e ha pensato che chi lavora lì deve vedere anche dove è, e questa azienda è nella zona del Chianti, dove c'è un territorio che noi conosciamo, cioè la Toscana è bella da tutte le parti, no? E quindi pensa che c'è una, come dire, un rilassamento anche lavorando. Allora questo mi ha convinto di impostare il lavoro facendo vedere sempre l'esterno, cioè l'interno e l'esterno. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.